Inaugurata in Palazzo del Pegaso, la mostra Imperfect, un'iniziativa dove viene raccontata la disabilità attraverso una serie di disegni realizzati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gonnelli. Organizzata in Consiglio regionale, un convegno sulla definizione di antisemitismo, adottata recentemente dall'Aula con una mozione presentata dalla consigliera Elisa Tozzi. Questa dicitura si rifà a quanto affermato dall'Alleanza Internazionale per il Ricordo dell'Olocausto. Numeri, analisi e racconti per inquadrare la Val d'Orcia, un territorio che ha registrato negli ultimi decenni un boom di presenze. A raccontarlo il libro di Cristiano Pellegrini e Lorenzo Benocci. Campioni, anche se con alcune imperfezioni, intese come disabilità e tratto distintivo della mostra che prende spunto da queste diversità e si intitola proprio Imperfect, inaugurata in settimana al centro espositivo Carla Zelio Ciampi. All'interno trovano spazio i disegni realizzati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gonnelli di Gambassi e Montaione e che hanno come soggetti gli atleti paralimpici. Questi ragazzi lanciano un messaggio forte di speranza, ci accompagnano in un viaggio denso di emozioni, rappresentano il volto migliore della Toscana e dell'Italia tutta, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Al suo fianco il consigliere regionale Enrico Sostegni, che ha evidenziato come in un momento così difficile questi giovani ci ricordano i valori fondanti della nostra comunità. Un messaggio forte, un messaggio emozionante, il racconto attraverso lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi più giovani, degli studenti della scuola Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme va nella direzione di mandare un messaggio di speranza da un lato e dall'altro un messaggio di grande forza. È un viaggio bello che è passato nella redazione di un libro. I am perfect o imperfect, si può leggere in due modi differenti, io sono perfetto o imperfetto, non c'è perfezione o imperfezione, c'è l'uomo, c'è ciascuno di noi, c'è la donna, c'è la persona al centro. E questa mostra, stupenda perché realizzata da ragazze e ragazzi, rappresenta il volto dell'Italia migliore. Allora un grazie a loro, un grazie ai docenti, un grazie alle amministrazioni comunali. Davvero oggi sono orgoglioso di ospitare questa mostra da un significato forte e profondo in Consiglio regionale. Il messaggio è completo, nasce dai ragazzi della scuola, dall'Istituto Comprensivo di Montaione e Gambassi, un lavoro talmente bello, non l'abbiamo stampato l'anno scorso perché ci sembrava importante lasciarne traccia e perché poi è stato inviato a tutti gli atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi, ma poi l'inaugurazione di questa mostra ci sembrava importante perché presso il Palazzo del Pegaso anche tutti i cittadini possono venire nei prossimi giorni a vedere questa mostra. È un messaggio di forza, di fiducia, di vicinanza, di, come dire, anche di un messaggio che arriva dai ragazzi per la comunità, per lo stare insieme in un periodo come questo, purtroppo funestato dalla guerra, è un messaggio veramente importante di speranza. L'evento tiene fede all'impegno preso prima delle Paralimpiadi di Tokyo lo scorso anno, quando proprio a Palazzo del Pegaso venne presentato il libro sui lavori dei ragazzi, realizzato come un omaggio e un incoraggiamento a tutti gli atleti paralimpici in vista dell'evento sportivo di Tokyo 2021. A ribadire l'impegno degli studenti, il vice sindaco di Gambassi, Sara Rigacci, e l'assessore alla cultura di Montaione, Rachele De Prisco. I disegni che vedete rappresentano gli atleti paralimpici, quindi comunque sono persone che nella loro vita si sono trovate davanti a degli ostacoli e li hanno saputi, diciamo, affrontare, appunto ottenendo dei grandissimi risultati. È un messaggio molto importante quello che il professor Catone con questo progetto che si chiama Oltre Rete ha voluto insegnare ai nostri ragazzi. Gli atleti hanno questo libro, diciamo, perché il Consiglio regionale ha prima stampato questo volume che ha racchiuso comunque tutti i disegni. Questo libro è stato stampato appunto dal Consiglio regionale
e inviato a Roma e ha seguito gli atleti paralimpici proprio nella trasferta di Tokyo dell'agosto 2021. Quindi diciamo ha portato anche fortuna perché i risultati sono stati ottimi. A questo ha poi seguito la mostra, appunto, che ha messo adesso in luce tutti quelli che sono stati, appunto, i lavori dei nostri ragazzi dedicati ad affrontare un tema che è quello della comunque diversità. Si sa che i ragazzi nel periodo anche pre-adolescenziale cominciano a conoscere loro stessi e si approcciano al mondo degli adulti e al mondo degli altri, quindi il messaggio che cerchiamo di far passare con questa mostra significa sicuramente aprirsi all'altro, aprirsi al rispetto dell'altro anche andando incontro a chi ha delle diverse abilità. Si tratta di un argomento fondamentale e importantissimo nei giorni nostri, che rende questi studenti portavoci di un messaggio molto importante, soprattutto nei giorni nostri, direi. Lo sport è da sempre considerato lo strumento che al di sopra di tutto ci porta l'identificazione della propria personalità e la socialità. Lo sport attraversato attraverso il messaggio della disabilità che porta all'unicità e all'inclusione diventa di un valore inestimabile, raccontato attraverso questi quadri meravigliosi e raccontato attraverso questo progetto che si porta avanti da anni e che è un progetto vincente proprio perché ci insegna, a partire da questi ragazzi che sono il nostro futuro, quali sono i reali valori che oggi devono portarci a parlare di uguaglianza sotto tutti i profili. La Toscana ha scritto recentemente un'importante pagina della propria storia quando ha adottato, con una mozione del Consiglio regionale, la definizione di antisemitismo dell'Alleanza Internazionale per il Ricordo dell'Olocausto. Descritto in questi termini: l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto. Per spiegare il significato di questa azione, all'Auditorio Spadolini del Palazzo del Pegaso si è tenuto il convegno l'adozione della definizione operativa di antisemitismo da parte della Regione Toscana, presente la consigliera Elisa Tozzi, che in aula si è fatta promotrice della mozione, che lo ha definito un punto di partenza, ricordando quanto avvenuto in questi mesi sia a livello locale che nazionale. Direi che oggi è una giornata importante, come lo è stata anche in Consiglio regionale la scorsa settimana. Oggi è il corollario di un percorso in cui, devo dire, ci siamo trovate perfettamente anche con la Presidente dell'Associazione Italia-Israele, l'Avvocato Vichy. Credo che sia importante questo riconoscimento, un riconoscimento istituzionale che arriva dopo tante, diciamo, sensibilizzazioni da tutti i livelli, dalla Presidenza della Repubblica al Consiglio d'Europa. Quindi oggi in Toscana credo che, diciamo, scriviamo una fase, direi, storica. Spero che questo messaggio venga recepito, un messaggio importante, un messaggio in cui finalmente si cristallizza tutto ciò che oggi purtroppo continua ad essere vivo nella nostra società, che è l'odio, l'intolleranza, e tutto questo, ecco, trova oggi invece un parametro a coronamento, ripeto, di un percorso che ha visto l'impegno di tutti, perché questa è una mozione approvata, direi, all'unanimità in Consiglio regionale, e credo che il segnale più importante che abbiamo dato sia proprio questo. L'iniziativa ha visto la partecipazione anche di Celeste Vichy, presidente dell'Associazione Italia-Israele di Livorno, che si è adoperata per portare a compimento il percorso, e di Ugo Volli, docente dell'Università di Torino. L'importanza è innanzitutto che la Regione Toscana si è dotata dello strumento operativo più aggiornato di definizione dell'antisemitismo, perché questa definizione consta non solo di una parte generica, ma anche è fornita di 11 indicatori veri e propri che ci dicono che cosa e che
che cos'è e cosa non è antisemitismo. E quindi la Regione Toscana, adottando all'unanimità questo strumento, che è già stato recepito dall'AIRA, cioè dall'International Holocaust Remembers Alliance, dimostra non solo una sensibilità particolare sul tema, anche alla luce dei tragici fatti che tutti sappiamo, ma soprattutto introduce uno strumento di lotta culturale all'antisemitismo. E grazie a questa definizione viene introdotto una definizione sulla base in base alla quale l'amministratore pubblico, la regione, ma anche gli amministratori locali si possono informare, la propria attività politica e culturale per verificare se le loro politiche appunto sono conformi o meno alla lotta all'antisemitismo. È molto importante questa definizione perché si tratta di una definizione ampia che permette di caratterizzare come antisemitismo e quindi di combattere anche fenomeni moderni di antisemitismo e quindi quelli che si rivolgono contro lo Stato di Israele, contro gli ebrei nei paesi europei, eccetera, eccetera. Dato che il fenomeno c'è, è importante ed è importante capirlo e combatterlo. La Val d'Orcia come patrimonio UNESCO, la Val d'Orcia come brand turistico. Due anime che convivono, a volte faticosamente, altre meno, ma che hanno reso questo territorio uno dei centri di maggiore successo su scala nazionale dell'ultimo decennio. Un fenomeno raccontato dal libro Valore Val d'Orcia, scritto dai giornalisti Cristiano Pellegrini e Lorenzo Benocci. Il volume descrive la crescita esponenziale dei flussi turistici, analizzando anche gli effetti collaterali e la sfida a non disperdere le caratteristiche peculiari di quest'area. Come rilevato dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, una ricchezza che va condivisa, che va redistribuita con chi vive in quel territorio e soprattutto con chi lo lavora. Molte volte c'è uno squilibrio enorme tra chi lavora la terra e i benefici che i marchi mondiali possono trarne vendendo quelle immagini. Questo è un tema di discussione a livello regionale rispetto alla legge che ha definito gli ambiti turistici. Ovviamente la Val d'Orcia oggi è una identificazione, è un valore mondiale. Questa sua bellezza, questa storia, questa identità riesce a creare un valore aggiunto, lo crea per se stessa, lo crea per la Toscana e per l'Italia. Quindi bene questa presentazione di un libro che ne dimostra la storia, il percorso, come si è arrivati a definire questo aspetto e soprattutto che metamorfosi c'è stata dentro un territorio che poi è stato lavorato, che è stato modellato, che è abitato da delle persone che ovviamente devono avere anche il ritorno di questa ricchezza su se stesse per continuare a viverci. Grandi investimenti anche di aziende a livello mondiale nel tempo, la crescita, il valore di chi c'è cresciuto, no? Nella terra, nella nostra terra, nella terra della Val d'Orcia, e nel contempo come difenderla, come valorizzarla, e su questo anche pensare a quello che abbiamo fatto per esempio come Regione di Toscana quando abbiamo identificato il distretto turistico come elemento identitario territoriale che potesse a un certo punto riconoscere quello che diciamo l'UNESCO aveva già riconosciuto. Quindi un percorso di crescita che anche a livello regionale in questi anni si è consolidato. La parola è quindi passata ai due autori, Cristiano Pellegrini e Lorenzo Benocci, che hanno raccontato il loro percorso per giungere alla produzione del libro, una traiettoria che ha toccato tanti ambiti e ha analizzato il territorio non solo con l'occhio di chi lo vive, ma anche l'osservazione oggettiva dei numeri. È un saggio giornalistico che prova a rispondere a delle semplici domande che apparentemente sembrano semplici, sono quelle della gente comune, e in modo particolare perché questo paesaggio, che oggi è un'icona riconosciuta nel mondo, negli ultimi 30 anni ha avuto questo riconoscimento così universale, e qual è stato il percorso che ha portato a questo tipo di riconoscimento, e naturalmente proviamo ad indagare anche da giornalisti quelle che possono essere le eventuali rischi contro cui mettere l'attenzione e puntare gli occhi. C'è un brand Val d'Orcia conosciuto non solo nel territorio, in Toscana, ma in tutto il mondo, tant'è che la Val d'Orcia riesce ad attirare ogni anno turisti da tutto il mondo che vengono proprio per il paesaggio, non solo per le città d'arte che comunque ci sono, basti pensare a Pienza, non solo per il Brunello di Montalcino, ma per la Corona dei Cipressi, per la location del Gladiatore. Basti pensare che nel 1992 c'erano 47
strutture ricettive in Val d'Orcia, oggi ce ne sono più di 1000, quindi è una crescita esponenziale dovuta proprio a questo appeal, a questo brand che viene dal paesaggio. Presente in Palazzo del Pegaso anche Claudio Galletti, sindaco di Castiglione d'Orcia, che ha testimoniato l'esperienza diretta di chi si trova ad amministrare questo tesoro, cercando di tenere insieme la tutela del paesaggio e le necessità del turismo. Bisogna sforzarci di mantenere autenticità. È evidente che una crescita così esponenziale delle strutture, delle presenze turistiche che abbiamo visto in un ventennio sono enormemente più alte le percentuali di crescita rispetto alla media regionale, crea indubbiamente delle situazioni che devono essere governate con attenzione, perché non è che si può fermare la gente. Diciamo che però fino ad oggi, considerata la bassa densità demografica del territorio, considerato anche le strutture che davvero, e qui va un plauso ai nostri operatori, si sono qualificate nell'accoglienza. Io ricordo che l'autunno scorso la Val d'Orcia è stata premiata a Rimini come luogo di migliore accoglienza a livello nazionale, per cui bisogna davvero mettere in campo anche politiche pubbliche accorte, tendenti a governare meglio i flussi, a cercare di indirizzarli verso luoghi meno frequentati della stessa Val d'Orcia, perché l'area è ampia e vasta, e però indubbiamente il rischio, come diceva lei, che si trasformi in una Gardaland non possiamo correrlo, perché la Val d'Orcia ha vissuto questa situazione, ha assurto a questo status, e perché ha mantenuto la sua autenticità. Lo sforzo è questo.